Ciao a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con i libri. Quest'oggi parliamo di un romanzo uscito di recente per Amazon Crossing. Mi riferisco a In viaggio con August di Katherine Ryan Hyde. Un romanzo molto particolare, come potete vedere già anche dalla cover, che rappresenta i protagonisti. E chi è August? August è un professore delle superiori che si trova in una situazione davvero molto difficile. Ha di recente perso il figlio e il proprio matrimonio di conseguenza è andato a scatafascio. Gli è rimasto solamente il cane Woody, che assomiglia un po' a un salsicciotto. Ebbene, decide di punto in bianco di fare un viaggio, di andare al parco di Yellowstone. Era un viaggio che aveva promesso al figlio e decide quindi di mantenere questa promessa, anche se appunto il figlio non c'è più. Quindi parte in camper, quello che vedete nella copertina, insieme al cane. Ha però un piccolo problema sulla strada per andare al parco di Yellowstone, si deve fermare da un meccanico per farla aggiustare. E questo meccanico gli fa una proposta davvero molto particolare, ovvero quello di aggiustare gratis il camper a patto che porti i suoi due figli a vedere il parco di Yellowstone, Seth ed Henry. Capite bene che è una proposta molto particolare. In realtà, il pagamento delle spese per l'aggiustamento del camper comporterebbe una riduzione o un annullamento di questo viaggio. Quindi, da un certo punto di vista, August è abbastanza provato da questa scelta perché è partito con l'intenzione di arrivare, di mantenere una promessa per lui fondamentale e si trova nella difficoltà di poterla raggiungere. Dall'altro lato, la responsabilità di avere due ragazzini con lui, due ragazzini che non conosce e che dovrebbe portare a spasso. Come sarà condividere di nuovo gli spazi con dei ragazzi in età vicina a quella del figlio? Ebbene, vi dico ovviamente che August sceglierà di percorrere questa strada, di portare con sé i due ragazzi. Ebbene, questo è quello che cambierà del tutto non solo la sua vita, ma anche la vita dei due ragazzi. Non vi voglio svelare molto del contenuto perché è un viaggio on the road e va vissuto come tale, accompagnati per mano da August e soprattutto dal cane Woody, che si innamora perdutamente di questi due ragazzini con cui gioca tutto il tempo. Si tratta di un romanzo davvero magico, davvero molto particolare, speciale, anche se a tratti, ovviamente per i temi trattati, anche malinconico. E dallo stesso canto, anche l'autrice ha uno stile estremamente curato e ricco di descrizioni, ma queste non appesantiscono in alcun modo la lettura e anzi la riescono a rendere ancora più ricca e intrigante e vi riuscirà a suscitare talmente tante emozioni che anche voi vi sentirete estremamente coinvolti nella vita di August e di questi due ragazzi, nella vita di due persone che per una semplice coincidenza come quella appunto di una riparazione di un camper si troveranno ad avere la vita completamente rivoluzionata, ma non aspettatevi la discesa degli alieni, ovviamente, è un cambiamento interiore molto importante, trovare anche solo una persona su cui contare. Spesso e volentieri è quello che fa la grossa differenza. Un romanzo quindi consigliato davvero a tutti in viaggio con August, un romanzo davvero struggente on the road tra panorami incontaminati e incontri inconsueti. Per farvi entrare ancora meglio, prima di salutarvi, vi leggo giusto l'inizio di questo romanzo, proprio per farvi entrare a pie pari in questa storia che parte, come parte prima, inizio giugno, August in panne. August Schroeder se ne stava di fronte alla porta posteriore del camper in panne e guardava fuori attraverso la piccola finestra quadrata. Ma anche se avesse guardato da qualunque altro punto, il parabrezza, i finestrini laterali, quello minuscolo sopra l'acquaio in cucina, avrebbe visto comunque l'interno del garage di un meccanico. E lui voleva vedere il cielo. Era arrivato fin lì per vedere il cielo, non cassette degli attrezzi, scaffali pieni di pneumatici nuovi e sollevatori idraulici. Aprì la porta, scese i due gradini di metallo e si ritrovò nel garage. Si diresse verso il cofano aperto, da dove il meccanico poteva vederlo.
L'uomo si drizzò, poggiandosi una mano contro i lombi, si ripulì i palmi in uno straccetto rosso con sopra un marchio, si asciugò la fronte con una manica sporca. Era insolitamente alto il meccanico, sarà stato 2 metri, o anche più. Le sue membra sembravano come stirate, sottili e allungate. Portava i capelli biondi più lunghi sul collo, dove si arricciavano e scomparivano scarmigliati sotto il colletto della maglietta blu da lavoro. Wes, così si chiamava. August si era sforzato di memorizzare il nome, visto che il suo destino era in gran parte nelle mani di quel meccanico. Sembrava saggio cercare di ridurre il più possibile la distanza tra loro. Ebbene, conosciamo August già direttamente nell'officina del meccanico e scopriremo man mano quello che succede durante questo viaggio insieme a Seth e a Henry. Ebbene, vi consiglio quindi la lettura di questo romanzo In viaggio con August, scritto da Katherine Ryan Hyde, pubblicato da Amazon Crossing, disponibile sia in ebook che in cartaceo. E con questo è tutto per ora, l'appuntamento è rimandato però solo alle prossime edizioni.